Un saluto da Andrea Cartotto e seconda puntata del videocorso dedicato alla risorsa didattica Web Quizzes. Questo videocorso è il videocorso lato alunno. Nel precedente videocorso che trovate qui sul mio canale YouTube, trovate il lato docente, cioè il come siamo arrivati sino a qui. Andatelo a vedere, mi raccomando, se già non lo avete fatto. Quindi io mi trovo nella modalità live, cioè la partecipazione ora e subito. Questa finestra scura con un indirizzo internet e un numero. Ho i miei alunni davanti, se in presenza o in didattica a distanza, davanti ai loro schermi e dico loro: bene, ragazzi. Allora, oltre alla nostra piattaforma, aprite in alto una schedina in più accanto a quella della nostra piattaforma, insomma, da cui vi parlo, con un qualsiasi programma di navigazione. Digitate joinmyquiz.com. È vero che cliccando sul pulsante share io avrei anche un link diretto da mettere magari nella chat se in piattaforma di AD. Però educhiamoli ragazzi a fare anche alcune azioni, cioè il digitale non è per forza pigrizia. Quindi io consiglio di far digitare loro joinmyquiz.com e poi di inserire il numerino che vedono qui, 471724. Allora, faccio l'alunno. Clicchi in alto a destra sui tre pallini di Google Chrome, clic su Nuova finestra di navigazione in incognito, nella barra degli indirizzi digito proprio joinmyquiz.com invio, e poi clicco e scrivo 471724, sperando di ricordarmi correttamente il numero, poi clicco sul tasto viola Join ed eccomi qua. Io come alunno posso spegnere la musica se mi dà noia e spegnere gli effetti sonori. Lasciate grigio l'interruttore Reads Aloud, che servirebbe appunto per i BES, perché comunque sì c'è la sintesi vocale anche in Quizzes, ma è tramite sintetizzatore per cui rimane un pochino metallica, poco utile per i ragazzi. Mentre il nome io lo metto, qua sono Andrea C. Poi clicco Start Game. E non succede nulla perché mi deve, guardate, vado nell'altra finestra, è l'insegnante che mi deve dare lo start. Infatti, da zero siamo passati a una testolina partecipante, qui c'è l'alunno. Addirittura io potrei andarci sopra, click to remove e mandarlo via se è entrato per sbaglio, però è per spiegare bene anche perché troviamo quella dicitura. Però bando alle ciance, click su start. Conta la rovescia per tutti e due, docente ed alunno. Eccomi qua come alunno. Pronti? Opla! Quando è nata la Quando è rete nata la internet? rete internet? Avete sentito che ho anche la lettura in audio per i BES della domanda? Molto interessante. Clic, la so, illuminata in verde. Andiamo avanti, 910 punti. La sigla WW sta per. Questa era la modalità fill in the blank, ve lo ricordo. Dai, vado a digitare. World Wide Web, la so. Clic sul pulsante viola, submit, finito, correct. Termine del mio quiz perché avevo previsto due domande. Riepilogo per l'alunno. Io sono ospite, come potete vedere. Mi sono posizionato primo e grazie, ero da solo in questo caso, con 1790 punti, puro stile gamification, come ho già detto in altri videocorsi, colori, effetti sonori e così via. Due risposte corrette, longest streak, cioè ho inanellato una sequenza di risposte corrette pari a due, tempo medio di risposta per domanda di 11 secondi, punto 7, con un 100% di accuratezza. L'alunno non vede altro. Adesso io chiudo con X, in questo caso la scheda del mio browser, sotto non l'ho mai cancellata, come vedete è rimasta la finestra del docente. Il docente, se tiene aperta questa finestra con gli alunni, magari in didattica a distanza, ma vale anche per la didattica in presenza, ha il grado di accuratezza con Q1 e Q2, le singole domande, che progredisce durante l'attività dei ragazzi. Io mi faccio un'idea di quanto la classe abbia recepito, insomma, accuratezza 100% in Q1, domanda 1, accuratezza 30% in Q2, quello lo rispiego. Ok? Quindi ho la possibilità di vedere questo e non solo. Se io vado su Quizzes
ve lo mostro subito, download results, con un click vado a scaricare sul mio computer, in questo caso nella mia cartellina dei download, un foglio elettronico. Un foglio elettronico che contiene un report dettagliato che posso archiviare o al bisogno stampare di quanto sia accaduto. Guardate, io lo rinomino, clicco, cancello tutto e metto proprio risultati quiz del 03-07-20. Poi vado a cliccare su salva. Ok, quindi lo salvo direttamente. Vi mostro, riprendendolo direttamente qui in basso dai download di Google Chrome, clicco per aprire il foglio elettronico, desidero farvi vedere insomma un pochettino cosa abbiamo ottenuto. Lui prenderà ovviamente, in base a quanti e quali programmi per il foglio elettronico avete a disposizione, il primo in grado di aprire un dato formato. In questo caso apre Excel perché, come avete visto, il formato che mi ha scaricato era XLSX. Dico ahimè perché ve ne parlerò in altro contesto, i formati con la X in fondo sono tutto tranne che standard. Però con Microsoft Excel apriamo e leggiamo ed ecco qui, io ho un bel report con domande, risposte corrette, sbagliate e punteggio, e addirittura qui sotto il mio faccione, se io clicco su questa seconda linguetta player level, io vedo, guardate com'è interessante, vedo come si chiama l'alunno, il giocatore, quanti punti ha fatto, con che accuratezza, quando ha cominciato e addirittura su quale browser e da dove. Test fatto non più tardi di ieri su un bellissimo corso che ho terminato con i colleghi docenti, un corso in DAD, e pensate sulla DAD, ci siamo divertiti verso la fine a fare questo, i colleghi hanno simulato di essere alunni, e nella colonnina io riuscivo ovviamente a vedere chi aveva utilizzato Chrome, chi Firefox, chi aveva utilizzato uno smartphone, cioè ho anche una buona profondità di campo per capire poi come avvenga la partecipazione degli alunni. Insomma, spero di aver suscitato in voi, come di consueto, non solo la curiosità, ma anche il desiderio di introdurre trasversalmente alla disciplina uno strumento molto valido quale Quizizz per la didattica digitale. A voi la prova pratica su strada. Vi ricordo di guardare il videocorso 1 su Quizizz che trovate sempre qui, unitamente agli altri, e ancora un caro saluto dal vostro Andrea Cartotto.